L'ultima osservazione sul linguaggio plautino riguarda il suo modo di accostare il linguaggio quotidiano con altre forme, e cioè inserisce anche forme elevate di linguaggio, come quello epico-sacrale, che possono essere pronunciate sia seriamente che in forma di parodia, ad esempio quando personaggi buffi ringraziano un dio per le loro malefatte. E poi inserisce anche il linguaggio tecnico dei vari mestieri e formule del linguaggio giuridico. Quindi è un linguaggio vario che serve anch'esso a caratterizzare alcuni personaggi ed indicarne lo stato sociale. Vedremo poi qual è il linguaggio degli schiavi. Infatti adesso vale la pena di fare un ultimo piccolo approfondimento su due tipologie di personaggi plautini, le donne e gli schiavi. Nel creare i suoi personaggi, pur piazzandoli in un'ambientazione greca, Plauto teneva comunque conto della realtà sociale romana, anche se c'è un certo ribaltamento dei ruoli, ovviamente caratterizzante la scena comica. Per quel che riguarda le donne, abbiamo diverse tipologie. Innanzitutto c'è differenza tra prostituta e matrona, ovvero la donna di casa, la moglie. La prostituta di Plauto, anche essa si differenzia in più tipologie. Le prostitute hanno le caratteristiche tipiche delle prostitute greche della Commedia Nuova, e Plauto insiste soprattutto sulla mancanza di scrupoli di queste donne, che hanno come unico scopo quello di ricavare dagli uomini i maggiori guadagni attraverso l'arma della seduzione. Alla figura della prostituta avida e cinica si contrappone già nel teatro greco quella della prostituta romantica e ingenua, che non agisce per calcolo ma si innamora davvero di un uomo libero. In Plauto però quest'altro tipo di prostituta spesso è colei che ha origini diverse, quella che si scopre poi essere nata libera. La matrona ha anch'essa una storia che parte dalla Grecia. In alcune opere greche che trattavano dell'organizzazione dell'economia domestica, erano affidate alla moglie la gestione della dispensa e della servitù di casa. Già la Commedia Nuova trasse spunto da questa realtà per delineare la figura della moglie petulante e avara, sempre attenta al bilancio della casa e incapace di divertirsi e di godersi la vita, e quindi anche priva di armi di seduzione nei confronti del marito. Nel teatro di Plauto, la figura della moglie da una parte assume i tratti tipici della matrona romana, dall'altra conserva gli elementi tipici della tradizione comica, per cui sono mogli sempre in polemica con i mariti, i quali le ricambiano con la rabbia, il risentimento e spesso addirittura con l'augurio di una veloce morte. Un'eccezione a questo stereotipo della moglie avara e petulante è costituita dalla lamentela del vecchio Megadoro, dell'Aulularia, che moralisticamente accusa le matrone di essere ormai piene di vizi e spendaccione. Questo è un brano interessante perché riflette la reazione degli ambienti conservatori romani nei riguardi dei fenomeni di emancipazione femminile che stavano emergendo a quell'epoca. Invece una novità rispetto alla moglie brontolona è la moglie ancora innamorata del marito e che in questo modo determina la fine del dramma, l'esito. Infatti Plauto dà una certa importanza a questo tipo di figura, anche in considerazione del pubblico romano, nel quale la donna godeva ormai di una crescente autonomia nell'ambito della società. Un'ulteriore evoluzione del ruolo delle mogli nella commedia plautina è riscontrabile nei casi in cui il padre ambisce all'amore di una prostituta mettendosi in competizione con il figlio. In questi casi le mogli, che fino ad un certo momento apparivano spente e brontolone, nel finale dimostrano un'inaspettata capacità ironica e risolvono l'intreccio scoprendo le scappatelle del marito e punendolo con percosse e prese in giro. E dunque la moglie alla fine risulta trionfante. Passiamo ora allo schiavo. Innanzitutto c'è da dire che la parte che svolge questo personaggio è una novità, perché nella commedia greca ha un ruolo marginale, mentre in Plauto spesso è il protagonista, e poi perché il comportamento degli schiavi di Plauto riflettono una situazione che i romani conoscevano bene per una delle più importanti festività romane, cioè i Saturnalia, che si svolgevano a dicembre in onore del dio Saturno e avevano queste festività analogie con il nostro carnevale, perché nel corso della festa avveniva un burlesco ribaltamento dei ruoli fra schiavi e padroni, cioè agli schiavi era concessa una maggiore libertà rispetto al solito e dunque potevano
permettersi di impartire degli ordini che i padroni dovevano eseguire. E così il protagonismo accordato dalla commedia di Plauto allo schiavo era probabilmente visto dal pubblico romano come una specie di Saturnale, quindi un mondo alla rovescia rispetto a quello reale, che generava quindi divertimento, l'effetto comico. Quindi lo schiavo mette in moto l'intreccio e lo porta avanti tra mille avversità, imprevisti, cambiando spesso i suoi piani, escogitando inganni, raccontando frottole, e dunque sempre al centro della commedia fino al suo scioglimento, e alla fine si può anche godere la giusta ricompensa per le sue imprese. Per quanto riguarda il linguaggio usato dallo schiavo, Plauto gli assegna quello militare. Questo perché lo schiavo si paragona ad un generale che ordisce strategie, muove gli eserciti e combatte una guerra. È un linguaggio di tipo nuovo in commedia, ma d'altronde lo schiavo, così come concepito, era un personaggio nuovo e dunque doveva avere appunto un proprio linguaggio. Il lessico militare viene usato sempre dallo schiavo, accompagna tutte le fasi della sua azione, e non solo in situazioni di pericolo, quando lo schiavo tende a gonfiare i suoi meriti e ad esaltare le sue malefatte. Dopo che l'inganno è riuscito, lo schiavo annuncia anche la vittoria con il linguaggio solenne dei generali romani a ritorno dalla guerra. Ovviamente sulla scena ci sono anche altri schiavi che non sono protagonisti, ma sono obbedienti e timorosi nei confronti dei padroni anziani. La loro presenza contribuisce a far risaltare l'eccezionalità di queste figure di schiavi protagonisti intriganti. A volte Plauto inserisce anche delle lunghe tirate sui doveri dello schiavo fidato, come ad esempio nel monologo di un fedele servo nella commedia Pseudolus. Abbiamo terminato questo lungo discorso su Plauto, spero di non avervi annoiato, ma io credo che Plauto meriti molto, lo considero uno dei migliori autori latini, questo ovviamente a giudizio personale, ma sicuramente la sua comicità è ancora attuale per certi aspetti. Ciao, alla prossima!